Buongiorno, sono Stefano Brui, sono un gestore qui della Baita Sotto Zero che si trova ai piedi della seggiovia Montefreddo, la 6 posti nuova. Vi aspettiamo tutti i giorni a gustare i nostri panini, salsicce, wurstel e hot dog. Ciao, ciao Vindoli di Bù! Il rifugio Belvedere, situato a 1840 metri d'altezza, all'arrivo della telecabina Le Fosse, è un ambiente rustico molto accogliente, con terrazzo ampio dove si può ammirare un bellissimo paesaggio montano. L'ambiente del rifugio Belvedere è un vero e proprio rifugio di montagna, strutturato con pietra e legno. Il rifugio offre il servizio di tavola calda, con gustosi piatti e una cucina espressa. Quest'anno è gestito direttamente dalla scuola sci 2000.0. Il rifugio Chalet Anfiteatro, in stile del tutto originale, situato a 1840 metri d'altezza, posizionato all'arrivo delle telecabine alle Fosse e Monte Arzo, è un'affascinante prospettiva per indimenticabili vacanze da trascorrere direttamente sugli impianti da sci. Tutte le sue esclusive 10 camere sono strutturate in legno. La struttura è dotata anche di una suggestiva zona relax benessere con mini idromassaggio, sauna e doccia bagno turco. Sono Aldo D'Onofrio di Ovindoli, vivo a Ovindoli e gestisco il maneggio Ranch. Noi abbiamo circa 100 cavalli, di cui la trentina sono di proprietà. Questi clienti vengono puntualmente tutti i weekend di tutto l'anno. L'inverno c'è qualche difficoltà in più perché, come vedete, Ovindoli è un paese che purtroppo per noi fa tanta neve, però riusciamo ugualmente a resistere e a continuare l'attività con minor gente, però riusciamo a fare le passeggiate tutti i giorni volendo. Buongiorno, sono Bonanni Licio, titolare del maneggio La Marsica. Siamo qui in queste belle giornate e organizziamo passeggiate a cavallo tutto l'anno. Facciamo passeggiate che durano un'oretta, anche trekking che durano 2 giorni, anche 3 giorni. Allora, l'inverno ovviamente non è praticabile la equitazione tutti i giorni perché con la neve è impossibile. Però con le belle giornate organizziamo passeggiate verso Rovere, nel Parco Velino Sirente, verso Valle d'Aro, non è così, è per tutti i maneggi.
Io sono Gabriele Sebastiani del maneggio Il Totem, il maneggio storico è il più vecchio, dall'82 che faccio questo lavoro. Andare a cavallo è bellissimo anche con la neve, dice, perché puoi visitare dei posti stupendi che visti a cavallo stanno sotto un altro aspetto. Noi facciamo dei trekking sia di un'ora, di due ore o di tutta la giornata nel parco Velino Sirente e oltre. Tonino Di Michele, del centro ippico Valceraso. Sono tanti anni che stiamo qua, dall'80. Organizziamo passeggiate d'inverno, d'estate, sulla neve, facciamo trekking. L'inverno le passeggiate sono più limitate perché con la neve i cavalli insomma, faticano un po' di più. Invece con l'estate organizziamo passeggiate pure con le tente notturne, con le bracciate.